amici per la pelle sul teleschermo blu, ben ritrovati dopo un paio di settimane di pausa in cui il materiale è continuato ad uscire e avete sicuramente avuto modo di vederlo tramite i filmatini amatoriali del nostro amico Andrea, che li fa con la mano sinistra, pur lui essendo destrorso, ma lei poi le inverte e quindi è come se fosse mancino ma fosse destrorso. Che ho detto? Parecchio destrozzo. Parecchio destrorso. E invece riprendiamo il canonico TG. Come potete vedere, la mia abbronzatura è fenomenale. Come saprete sicuramente, durante questo periodo le uscite si rarefanno, quindi avremo poco materiale, per cui andremo veramente piano piano e li spiegheremo uno per uno. Va bene così, siete tutti quanti contenti. Presentiamo Cyborg 009 per la J-Pop 3D6, prezzo 6,90 € ad opera di Kenji Kamayama e disegni di Gato Aso. Ovviamente l'original story è del maestro Shotaro Ishinomori. Vediamo un pochino dell'interno, ma non vi faccio vedere tanto di più perché vi stavo perculando in quanto il materiale è tantissimo. Poi, Gunslinger Girl, volume 10, Planet Manga questo giro, prezzo 7 €, 10 di 15 ragazzi. Questo ormai dovreste aver imparato bene a conoscerlo. Non vi faccio vedere le sovraccopertine, sarà contento chi non ha mai sovraccopertine, ma vado troppo di fretta. Monster Girl, volume 14, ritorniamo alla J-Pop, prezzo 6 € e vediamo uno spaccato anche in questo caso. Voilà, ristampa di Death Note numero 6, the price is 4,90 €. Ristampa per Doro ed Oro numero 4, prezzo 7 €. Novità, Twin Star Exorcists numero 21, 4,90 €. E questo è il contenuto dell'opera di Yoshiaki Tsukeno. Poi, numero 2 per Cast Heaven, sempre J-Pop, 6,90 € con una fascettina wraparound che sigilla il tutto. Torna un Marzo da Leoni con il numero 15, prezzo 7 €. Questo è il contenuto, l'opera di Chika Umino, Planet Manga. Ritorniamo a J-Pop con Love Stage numero 3, prezzo 6,90 €. Sovraccoperti needed anche questo, eh? Per non farvi mancare nulla. Poi finalmente il numero 7 di Tracce di Sangue. Devo fare un recupero monster. Sì, almeno 4 numeri. Cavolo, 4 numeri di fila. Prezzo 7 €. Finalmente sono riuscito a leggere 4 di Gigant o Gigant o Gigant, come più vi piace. Mi manca quindi 5 di quello. E poi ce n'ho di roba da recuperare. Anche Ikari Man sono rimasto al 4, quindi un paio di numeri anche di quello. Ma Tracce di Sangue sto più indietro. Numero 29 di Black Butler, 4,90 €. Without sovraccoperta, questa è una novità. Magus of the Library, eccolo qui, 7 €. I libri sono magici e se si proteggono i libri si protegge il mondo. Un ragazzino legge un libro e sogna, non sa che è solo l'inizio di una fantastica, strabiliante avventura. Opera di Mitsu Izumi, tratto da Cafna del Vento di Sophie Schwim, traduzione di Hiroto Amada. Andiamo a vedere un po' dei disegni all'interno di questa novità. Sembrano bellini, eh? Non sembra accio. Vabbè, staremo a vedere. Samurai 8 numero 4, eccolo qua, prezzo 4,90 €. Albo che serie che dovrebbe essersi già dichiarata conclusa o giù di lì. Ancient Magus Bride numero 12 Star Comics, bel successo anche questo per casa Star, 5,90 €. Tra altre cose, avete seguito un pochino le classifiche, un po' sparse un po' sulle storie di Instagram, comunque le trovate anche sulla community di YouTube sotto il profilo Forbidden Planet Roma. Le beccate ancora, manca ancora il numero 1 della top 10 manga, eh? Vinland Saga numero 23, e qui tutti quanti sanno che Roma è un numero magico, eh? Per
perché BDC aiutaci te. E questo è il contenuto di questa epopea vichinga. Anche paginetta nera con catena. Prezzo 4,90. Poi Yotsuba End numero 6 di Kiyoko Azuma, sempre Star Comics, 6,90 il prezzo. Grosso divertimento con questo manga, assolutamente. Paginetta bianca e passa la paura. Ma poi veniamo catapultati in Summertime Rendering numero 8. Eccolo qua, 5,90€. Grazie ai loop di Shinpei, gli eventi verificatisi sull'isola di Itogashima stanno diventando sempre più chiari. Anche questo potere, tuttavia, ha un limite e lo sta pericolosamente raggiungendo. Attention, disegnon e passa la paura. Yasuki Tanaka, One Piece New Edition numero 85, 4,30€. Qualora non aveste visto le classifiche, ve lo svelo o non ve lo svelo, ma no, ma andate a beccare le classifiche, non vi dico in che posizione era il One Piece blu, non ve lo dico. 4,30€. E poi Gintama numero 62, Endless praticamente Gintama, 4,90€, sempre per Mamma Star Comics. Ora mi ci date proprio un bel po' di tempo per andare a raccattare altro materiale, perché c'è un botto di roba, ovviamente. Come avrete testé intuito. Allora, La principessa Zaffiro, I Cavalieri Gemelli, volume unico, dopo i tre numbers c'è questo, a prezzo di 12€, del grandissimo Osamu Tezuka. Andiamo a vedere un po' dell'interno, ma insomma lo stile di Tezuka dovreste conoscerlo benissimo. Poi, questo è bellissimo, Carnevale con Lorenzo Bartoli, Uomini e Topi, il grandissimo Carnevale che dovreste aver visto anche sull'ultimo Texone, clamoroso. Prezzo 5,90€. Poi Aposims numero 5, Planet Manga, Tsutomu Nihei, 7€, e anche qui Fears Goes Away. E anche qui sto indietro dei 4 numeri. E vabbè, aspettiamo altre 2-3 vite che ci vengano donate, così almeno possiamo leggere in santa pace. Ristampa per Assassination Classroom numero 3, 4,90€, Planet Manga. Blue Exorcist numero 8. Il mio aiutante mi ha passato 94 titoli soltanto rimasti da mostrarvi. Blue Exorcist numero 8, 4,90€, ristampone. Mentre Super Bestseller, eccolo, Beastars, numero 15, 7€. Veramente, veramente una rivelazionissima di Paru Itagaki. Eccolo qua, di questi antropomorfoni, animaloni. Grosso successo. Ho provato a vedere la serie animata, ma non ce l'ho fatta. In più, ristampa anche di Arte numero 3 a 5,50€, sempre Planet Manga. Poi, è tornato anche il 6 di Doro ed Oro al prezzo di 6,90€. Ma per non finire qui con le ristampe, abbiamo anche Wolf Children Omnibus, eccolo qua, 15€, e lo trovate tutto quanto. Avete visto il lungometraggio? Veramente molto molto bello. O voi tutti esseri umani siate creature rispettose. Bellissimo. Ecco qua, vi faccio vedere qualche cosa. Questo è un bel consiglietto se state in vacanza ancora, o che si può recuperare benissimo, veramente, veramente vale la pena. Poi abbiamo il numero 2 di un grosso successo, The Killer Inside. Devo dire, il numero 1 è andato molto molto bene per Planet Manga, 7€, volume sovraccopertinato, bei disegni, bella storia, niente male, sorpresona dell'estate, devo dire, gran bel successo. E poi abbiamo un box bellissimo di J-Pop con Nemesis, qui ci sono tutti e 4 i numeri, vedete tutti quanti corollati. The price, non lo leggo se non me levo l'occhiale, 23,60€, ok?
questa volta non ho veramente il tempo per farvi un unboxing dei volumi. Poi spostiamoci e acchiappiamo un altro po' di materiale. Abbiamo TAM per la Cosmo, abbiamo Tekken, attenzione, 12,90 euro, e contiene Tekken Blood Feud dall'1 al 4. Abbiamo Scott Tong and Wallace, faida di sangue. Questo è il contenuto, tutto per voi, eccolo qua. Da questo passiamo al numero 6 di Superman al prezzo di 5 euretti, mazza, già sta Marseille. Bendis e Race, un paio di storie che sono del marzo e dell'aprile 2020, e praticamente l'altro ieri. Ecco qua il nostro azzurrone. Poi passiamo alla Marvel. Wolverine numero 4, la nuova numerazione, ovvero 405 della vecchia, Ombre nel passato, anche questo 5 euro. Motter, Scott, Spears, Green, due storiellone, una del luglio 2010 ed un'altra dell'aprile 2011. Ma come is possible? Vabbè, così dice, che dobbiamo fare? No, così dice, vediamo. Poi, chiuso questo, abbiamo i Nuovi Mutanti Tradimento, un bel tippione, 27 euro, e contiene The New Mutants dall'8 al 17, e abbiamo il grande Chris Claremont accompagnato da Sal Buscema, fratellino di John. Eccolo qua, ergo salto nel passato. Ripassiamo alla parte DC con Batman Superman numero 3, in questo caso 5 euro, Williamson, Marquez, Grace, Bennett, i Secret Six rivelati, due storie, una del gennaio 2020 e l'altra pure. Questi sono i disegni. Via, eccolo il nostro Superman. Si prosegue con, ritornando alla Marvel, Guardiani della Galassia numero 12 di Donny Cates, Smith e Ola Zaba, il gran finale all'attacco con Guardian of the Galaxy numero 12 del febbraio 2020. Ed eccolo qua, ce lo spipoliamo tutto quanto, via. Ora, ultimo spillato per questa ondata, evento Leviathan o Leviathan 3 di 4, 6 euros. Eccolo qua, cosa nasconde Red Hood, Bendis e Malev. Eccolo qua, via, l'avete letto? Che ve ne pare? Merita. Le storie sono dell'ottobre e del novembre 2019. Ho un attimo esitato, ma eccolo qua, avevo un mini Puma Master da farvi vedere. Eccolo qua, Simon and Kirby, The Golden Age Volume 1, Timeless Greatest, con Captain America, La Visione e La Maschera Ardente. Andiamo a vedere, 39 euros, carta porosa finalmente, ci dice il buon Gianni. Carta porosa, e adesso vi dirò anche se è odorosa. Aspettate, abbastanza odorosa. No, not the best smell, but insomma, smell. Non smella ciò che smella, ma smella ciò che piace. E vabbè, dopo questa possiamo passare agli altri volumi. Ce la faremo. Allora, ritorniamo agli spillati. Numero 22 o 126 delle vecchie numerazioni. The Avengers, eccolo qua, prezzo 5 euretti, i criminali più potenti della Terra, Aaron McGuinness e Garron. Eccolo qui. E voilà, e anche questo è andato. Poi abbiamo La Tomba di Batman, Ellis, Hitch e Nolan, prezzo 19 euro e contiene The Batman's Grave del 2019 dall'1 al 6. Eccolo qua, un thriller pieno d'azione firmato da due maestri del genere, Warren Ellis e Brian Hitch. Andiamocelo a spizzare un pochino, ragazzi, eh? Voilà. E voilà,
e via. Cartonato molto interessante. Wonder Woman Terra Morta per la DC Black Label. Tra altre cose, che fine farà? Io devo capire bene che cosa succede in America a DC con questi licenziamenti. Che, tra le altre cose, mi pare che è stato uno dei licenziati, è stato quello che era a capo di tutta quanta la Black Label, mi pare. Libro 1, Daniel Warren Johnson con Mike Spicer. Eccolo qua, questa Wonder Woman al prezzo di 6,90. Sicuramente un prodotto molto interessante, vi devo dire. Molto interessante, abbastanza curioso. Poi Justice League numero 3 a 5 euro, eccolo qua, con Snyder, Tinion IV, Porter, Redondo, Manapool, due storielle del dicembre 2019 gennaio 2020, e questo è il contenuto. Super colorated. Poi passiamo a Soulfire volume 3, anzi addirittura, di Michael Turner per la Cosmo, 22,90, contiene praticamente il terzo ciclo di Soulfire dal numero 0 al numero 8, I semi del caos, vedere un po' i segni all'interno, e qui credo che, se non ricordo male, Turner aveva già ceduto la mano ai disegnatori. Ok, e poi abbiamo Fathom Mondi in guerra numero 3, 23,90, sempre Cosmo, e contiene Fathom The Beginning dal 0 al 7, e anche in questo caso credo che Turner abbia lasciato la mano, che vedo altri nomi in copertina. Turner, Krull e Turnbull dovrebbero essere. Poi, attenzione, DC Classics, senza la S però mi veniva un po' sibilato, Bronze Age, I Coraggiosi e gli Audaci, The Brave and the Bold, eccolo qua, formato, chiamiamolo Marvel Masterworks, prezzo 28 euro, contiene i numeri 74-85 della serie The Brave and the Bold, con le prime storie del leggendario ciclo di Batman su questa collana. Eccolo qua. E quindi questo è sicuramente un volumozzo da studiare, ma non finisce qui, perché sempre per la serie DC Classics Silver Age abbiamo la Lega della Giustizia d'America. Eccolo qua. Il primo volume della collana si compone di oltre 300 pagine di storie del celebre gruppo di supereroi tratte da The Brave and the Bold 28-30, Justice League of America 1-8 e Mystery in Space 75. Eccolo qua. Ah, qui abbiamo Bob Haney, Neil Adams e Ross Andrew, per quanto riguarda The Brave and the Bold, e mentre sulla Lega della Giustizia d'America abbiamo Gardner Fox, Mike Sekowski e Carmine Infantino. Mica male. Per la collana DC Library abbiamo Wonder Woman di Greg Rucka, eccolo qui, prezzo 35 euro, e contiene Wonder Woman di Iketeia e Wonder Woman dal 195 al 205, antichi rituali e nuove sfide, eccolo qua, e ci troviamo J.G. Jones e Drew Johnson, eccolo qua. Tutte queste uscite per Wonder Woman, ovviamente 1984, ancora non possiamo vederlo. Poi abbiamo Marauders numero 5, prezzo 3 euro, scusatemi, perché c'è una storiella sola a sta botta. Che strano, ero andato proprio tranquillo sui 5. Duggan, Caselli e Delgado, infatti una storia dell'aprile 2020. E vediamo un po' Stefanino che ci combina. Eccolo qua, ovviamente più tutte pagine senza i disegni di Stefano. Madonna, campione del mondo, campione del mondo. Poi Star Wars numero 62, accelero un pochino ragazzi, non ne la faccio più con sto caldo. Attacco a Shutorun, prezzo 5 euro, Gillen Unzueta e due storielles, piccolo spaccato per voi.
Poi, sempre rimanendo in tema di Star Wars, abbiamo La Vendetta dell'Imperatore per il ciclo The Legends, 18 euro. Eccolo qua. L'Impero si sta ritirando e Luke Skywalker ha iniziato a ricostruire l'Ordine Jedi. Sebbene sia morto, la presenza dell'Imperatore Palpatine perseguita Luke, che sente il peso del lato oscuro con cui è entrato in contatto quando era al suo servizio per carpirne i segreti. E questo è un po' il contenuto. E voilà. Passiamo poi a Shazam, che ha una doppia cover, in questo caso una museum per un TP, chiamiamolo così. Questo è Shazam volume 1 e contiene Shazam del 2019 dall'1 al 6. Cosa sono i sette regni della magia? 16 euro. Jones, Eaglesham e Santucci. Questo è il contenuto. Eccolo qua. E in più abbiamo la museum. Cover di Giovanni Timpano. Bologna, torri della Garisenda e degli Asinelli. Eccolo qua. E anche questo lo abbiamo mostrato. Non finisce qui. PK Quadro Giant, numero 5, prezzo 7,90 euro. Preso una pagina solo qua a neve. Eccolo qui. Poi torna un altro spillato con i New Mutants. Numero 5, è dello spessore, pure questo dovrebbe stare a 3 euro, infatti sta a 3 euro. Brisson Failla Lopez, una storia, aprile 2020. Ed eccola qua. Proseguiamo con un Conanone, la spada selvaggia, cartonatissimo, 28 euro. Qui parliamo del 1987, parte seconda. E spizziamoci un po' del nostro Barbarone, mica male. Poi abbiamo un bel Masterworks del Sergeant Fury e i suoi Howling Commandos, 28 euro i primi 13 numeri. Eccolo qua. E un po' di cover così per godere alla grande. Ah sì. Poi Savage Dragon numero 9, quindi contiene le ristampe da parte di Orale Cosmo, del nostro dragone pinnato, e contiene i numeri dal 41 al 46, prezzo 16,90 euro. La creatura di Eric Larson. A voi. Molto atteso, e forse la volta buona e comincio a leggermelo pure io, Torgal a 33 euro. Questa versione deluxe, bella bella, di Van Am e Rosinski, che contiene i primi 6 numeri, il primo tomo dell'edizione definitiva di Torgal, ragazzi. Eccolo qua, la lunga saga del figlio delle stelle, che dal 1977 appassiona i lettori di tutto il mondo. Un bestseller senza tempo, moderno e coinvolgente, firmato da due maestri del fumetto mondiale, Jean Van Am e Gregor Rosinski. Bello, bello, bello. Questo ha catturato la mia attenzione, mentre qua per la DC Library abbiamo anche Wonder Woman, l'Amazzone, ennesima ristampa, 17 euretti, volume unico. Eccolo qua, e abbiamo Jill Thompson, a cui pensa qui ci pensa a tutto lei, diciamo, forse è la forma più corretta. Ma c'è un Puma Manga, ragazzi, dopo, come si chiamava quello là? Lo squalificato, in versione Puma Manga, io dico, cioè, vederle così è bello, ma io li trovo da una scomodità imbarazzante. Eccolo qua, Sakuragari, l'opera matura di Yuwatase, ragazzi, cioccate che bombardone. 25 pleuroni, il lato oscuro del desiderio, quando l'attrazione diventa ossessione. Una storia scorretta come la vita, intensa, sensuale, vera come solo i capolavori possono essere. In un volume autoconclusivo, l'autrice di Fushigi Yugi mette in scena una vicenda dalla straordinaria attenzione esotica, la chiamerei io, esotica. Boom. Allora,
Boom, qua è roba che se lo leggete a letto ve prende la tendinite, se lo leggete al bagno su tazza non vi dico quello che vi prende perché insomma è sempre spiacevole. Comunque leggetevelo perché è sicuramente una bella opera a prescindere dal formato e dai miei gusti. Fantastici 4, il ritorno degli eroi, ragazzi, altro cartonatissimo, è anche lui Puma Masteroide. Per la Panini Comics, 41 euro e contiene Fantastic Four dall'1 al 15, un mezzo e anno al 98, Iron Man 14, quando praticamente ci fu il ritorno proprio, non mi ricordo manco più. Lobel, Claremont, Davis, La Roca, guardate che roba, ragazzi. Eh sì, che ci fu il ritorno di Jim Lee, tutti quanti alla Marvel, mi pare, no? Quel periodo là. Sbede bem, ammazza la roba da legge qua dentro, ragazzi. Ho detto il prezzo, sì, 41 euro. Scomparsi dopo aver affrontato la terribile minaccia di Onslaught, i Fantastici 4 ritornano in un mondo che piangeva l'ora di partita per continuare a combattere in difesa del bene e della giustizia. Sono spariti più forti i Fantastici 4 che Dio solo lo sa, eh. Poi ristampa anche per Y l'ultimo uomo, e questo ve lo consiglio veramente perché è una gran bella storia partorita dalla Vertigo dell'epoca, vero Gianni? Sì, sì. Sì. Opera di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Bello, bello, bello. Un mondo dove veramente scompaiono tutti gli uomini, tranne il nostro protagonista che si ritrova in un mondo di donne con la sua scimmietta. Il prezzo è 14 pluros. Poi, ultimo capitolo per Star Rats. E praticamente in questa settimana hanno annunciato che uscirà a destra a manca roba di Ortolani. Una cosa va a Bao, un'altra cosa va a Panini. La ristampa del venerdì 12. Chi più ne ha più ne metta. Praticamente è uscito. Andrà tutto bene. Dinosauri che fanno la popò là, non mi ricordo come si chiama. Cioè, Ortolani è diventato l'uomo più prolifico sulla faccia della terra. Prezzo 3 euro come tutti quanti gli altri, credo. Poi X-Force, attenzione, Nicieza e Capullo, altro cartonatino di Panini, 26 euros. Diventare grandi e passa la paura. Assalto a Grey Malkin, Spitz the Intern, come dicono nei sobborghi di Birmingham. Sanno tutti, eh sì, novantone passa la paura. Last but not least abbiamo il cartonatello Chiaverotti, Val Romeo, Morgan Lost, Dylan Dog, Incubi e Serial Killer, prezzo 22 euros, eccolo qua. E trovate praticamente che erano due numeri qui, ho tutti e quattro già, Sono tutti e quattro. forse tutti e quattro, tutto Fino, riunito fino, qua fino. dentro. Beh sì, che non uscì in formato super fino, no? Ultra thin. Eccolo qua. Molto molto bene, ragazzi. Non credo che ci sarà un'altra puntata di aggiornamenti sulle novità questa settimana, ma se ci volete bene, magari potrete seguirci per qualche altro aggiornamento o su qualche recensione o magari il nuovo anteprima che è arrivato quest'oggi. Anzi, non so se riesco a prenderlo. Aspettate. Eccolo qua, e in copertina c'è il Magus manga che abbiamo fatto vedere prima, e sulla flip The Old Guard, eccolo qua. Molto bene, nel frattempo vi consigliamo di stare sempre molto attenti, di leggere il più possibile, e ci vediamo su tutti quanti i social possibili e immaginabili, e noi ci apprestiamo alla riapertura. Ciao!